Celebrazioni del 2 novembre ad Arezzo. La cerimonia si è svolta presso il cimitero monumentale cittadino e ha previsto due momenti. Il primo è stata la deposizione di una corona di alloro presso il riquadro militare, in ricordo dei caduti in guerra. Quindi è stata celebrata la Santa Messa da Don Alvaro Bardelli alla presenza delle autorità cittadine. Al nostro microfono le impressioni del prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca. Sono le celebrazioni per i nostri defunti, per i defunti civili, militari, e quest'anno in particolare, ricorrendo il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto, abbiamo anche avuto proprio Arezzo protagonista, così come 100 anni fa con il passaggio del treno che trasportava la salma all'altare della patria, e abbiamo incominciato le celebrazioni già il 23 scorso con un convegno del Nastro Azzurro dedicato sempre alla figura del Milite Ignoto, e termineremo poi le celebrazioni il 4 novembre con le Forze Armate. Eccellenza, l'impressione è che la partecipazione delle persone, dell'opinione pubblica, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, sia stata notevole. Sì, devo registrare una grandissima partecipazione, questo mi ha fatto molto piacere, anche tanti ragazzi, tanti giovani, e c'è stata una partecipazione corale, sentita, commossa, quindi veramente è sembrato, soprattutto ieri col passaggio del treno, di rivivere quei momenti con grande commozione, con grande trasporto, con grande partecipazione.